Nell'ultima trasferta della regular season, l'Avezzano batte 2-1 in rimonta il Sora e si qualifica ai playoff come terza della classe. Non una partita semplice al cospetto di una formazione, quella allenata da Campolo, molto organizzata seppur imbottita di giovani. Alla fine l'esperienza però ha avuto la meglio. Altomesi gioca a porte aperte dopo revoca della squalifica del campo. Dopo un avvio alla camomilla il match si anima nel giro di un minuto. La differenza è tutta negli episodi. Ruoli invertiti con Tuncano che chiama al tiro Nazzi, pallone addosso a Crispino che ringrazia dall'altra parte del campo. Brusca in alleggerimento regala il pallone a Nicolas Veron che non sbaglia, secondo centro per il 2003, oggi in campo con la 10 sulle spalle. La manovra marsicana è compassata con scelte molto spesso cervellotiche. Il Sora ne potrebbe approfittare al 22esimo quando Tribelli spara al lato da posizione interessante. Un'azione in verticale tutta di prima porta poco prima della mezz'ora, Senesi a provarci dalla sua mattonella, tiro impreciso. Pagliarini in tribuna per squalifica prova a scuotere i suoi. Sul finale ancora Tuncara tra i pochi a salvarsi nel primo tempo, di testa non c'entra il bersaglio grosso. Il secondo tempo parte con tre nuovi interpreti, Bolo e Marzuillo nell'Avezzano, Fortunato nel Sora. Marsicani che continuano a soffrire la maggior intraprendenza dei padroni di casa. Capparella si invola sulla destra, cross toppo indietro. Onazzi prima di lasciare il campo prova dalla distanza, Crispino controlla senza problemi. Al 26esimo il pari, Senesi gioca alla perfezione il suo ultimo pallone del match pescando sul secondo palo forte che di testa insacca. Episodio che rianima l'Avezzano a caccia del miglior piazzamento nei playoff con la Samba avanti a Senigallia. Superata la mezz'ora ancora forte di testa a chiamare alla super risposta Crispino, sulla respinta Marzuillo alza la mira, gioco fermo per posizione di fuorigioco. Al 40esimo tutti in piedi per applaudire la prodezza balistica di Olivieri che servito da Tuncara va a togliere la ragnatela dall'incrocio dei pali. Gioia immensa per il 2005 che brinda nel migliore dei modi l'esordio in quarta serie. Si chiude ancora con l'Avezzano in avanti, Olivieri in stato di grazia, serve Bolo che non trova la porta, il numero 6 sulla respinta della difesa mette alto. Alla fine applausi per tutti, al Sora per aver centrato una salvezza anticipata e messo in luce tanti giovani, all'Avezzano per una stagione da 7 come detto dal presidente Pecorelli a fine gara. Ora i playoff al De Marsi contro la San Benedettese.